Questo è l'inconfondibile grido di battaglia di Ric Flair, uno dei personaggi del mondo del wrestling più famosi e conosciuti di sempre. Oggi lo possiamo vedere su D-Max al fianco della figlia Charlotte Flair, che ultimamente sembra non sopportare più i suoi atteggiamenti da eterno giovincello. Ma comunque, nel corso della sua carriera, il Nature Boy ha scritto pagine indimenticabili, vincendo titoli su titoli, tanto da detenere in coabitazione con John Cena il record per il maggior numero di titoli da campione del mondo vinti, ben 16. Eppure, tutto questo sarebbe potuto non accadere. Il 4 ottobre 1975, infatti, Ric Flair è rimasto vittima di un gravissimo incidente aereo da cui è miracolosamente sopravvissuto. Con altri lottatori, infatti, stava volando sui cieli del North Carolina a bordo di un piccolo Cessna 310 per recarsi ad una riunione di wrestling prevista quella sera. L'aereo, infatti, per un errore di calcolo al precedente rifornimento, rimase senza carburante prima di arrivare a destinazione. Il pilota tentò comunque un atterraggio di fortuna, anche perché mancavano davvero poche miglia all'aeroporto di destinazione, ma nell'atterraggio le cose andarono piuttosto male. Tutti riportarono gravi ferite e il pilota purtroppo morì 2 mesi dopo l'incidente. A bordo di quell'aereo c'era anche un grande campione dell'epoca, Johnny Valentine, che rimase paralizzato. Ric Flair si ruppe, pensate un po', la colonna vertebrale in 3 punti e i dottori nelle settimane a venire gli dissero che non avrebbe mai potuto più combattere su un ring. Ma la tenacia e la forza di volontà di Ric Flair consentirono al Nature Boy soltanto 8 mesi dopo quel terribile incidente di tornare a combattere. E poi tutto il resto è storia.